Il tema che viene trattato è il tema, una delle funzioni fondamentali delle città metropolitane. È prima una funzione di sostenibilità ambientale e poi di uso consapevole, sapiente e rigoroso della risorsa dell'acqua. E quindi ci pare che quando si discute di un tema che riguarda l'equilibrio delle sorti della nostra città e del mondo, è giusto che ci sia un protagonismo istituzionale, anche perché i comportamenti dei singoli molto dipendono dalle regole, dalla capacità di governare processi complessi come questi. Arriverete a possibili soluzioni o risposte o suggerimenti? Dobbiamo, è il nostro dovere. In parte in città metropolitana la gestione dell'acqua è di grande qualità, noi sprechiamo pochissima acqua, il costo a litro, a metro cubo di acqua è molto basso, il processo di depurazione è ottimo, però dobbiamo fare di più, tutti devono fare di più e rappresentare un esempio nel nostro paese in cui purtroppo ancora si spreca moltissima acqua. Ha suggerito l'uso dell'acqua di falda? Certo, anche nell'ipotesi, cioè nelle costruzioni dei nuovi edifici, è chiaro che intervenire su edifici esistenti non ha nessun senso, ma sulla costruzione dei nuovi edifici pensare di avere mandate diverse per l'uso dell'acqua potabile, per l'uso dell'acqua per altri scopi che non necessitano di potabilità è importante, così come è importante nell'uso del riscaldamento e nell'equa distribuzione di questa risorsa. Questa è la nuova frontiera, una città smart è una città intelligente, sapiente e sostenibile. Le città metropolitane possono fare molto, ma voi avete anche lanciato un appello oggi al governo e al Parlamento, perché? Noi sempre lanciamo appelli, perché la città metropolitana diciamo fa un po' fatica a trovare il suo riconoscimento istituzionale ed è un gravissimo errore, non per noi che ci siamo lì oggi, ma per i cittadini e le cittadine. La più parte delle persone vivono nelle città metropolitane e un governo metropolitano è necessario per dare logica a processi complessi. Quindi cosa chiedete? Più risorse ancora? No, chiediamo di poter avere le risorse strutturali, di tenere le risorse necessarie all'attività strutturale. Per questo fate riferimento all'articolo 119? Sì, esattamente.